Ivan Pezzolla, tributato dal settimanale di motorsport più importante al mondo, quale Autosprint, tributato dall'Autosport Sorrento per la sua gradita presenza in qualità di ex pilota, tributato ovunque lui vada dalla platea, altrettanto giustamente per quelli che sono stati gli straordinari risultati agonistici del 2017. Messi in archivio una stagione tanto straordinaria e maiuscolo grassetto. Cosa ancora ci possiamo aspettare da questo pilota che, assieme all'Osellina, ha fatto cose straordinarie? Ma innanzitutto grazie per la presentazione, Francesco. Mi auguro di ripetere il campionato italiano velocità montagna, al momento questo è il primo obiettivo. Mi auguro di ripetermi e migliorare onestamente quelli che sono stati i risultati già ottimi dell'anno scorso, però ovviamente come mia abitudine ci tengo ovviamente a migliorare quello che si è fatto. Stiamo lavorando secondo me nella direzione giusta e mi auguro di ottenere risultati ancora migliori l'anno prossimo. Beh, insomma, ci pare di capire che il progetto 1000 non sarà abortito, poi andremo a vedere a quali latitudini e longitudini. Comunque, ti rimbalzo quella che è stata una dichiarazione recente resa ai nostri microfoni da un certo Giuseppe Angiulli, che insomma di Osella se ne intende perché è stato il padre di tante di loro. Fosse per me, io farei correre solo macchine come la 1000, che vanno forte, sono leggere e sono sicure. Come ti senti di commentare questa sua dichiarazione? Ritengo che sia la verità, nel senso che conti alla mano e rapporto peso-potenza il 1000 è in grado di poter fronteggiare i 1600 e siccome l'anno prossimo ci sarà un titolo in ballo, la lotta sicuramente sarà con i 1600 e di 1400, quindi mi auguro di poter stare davanti a loro e sono sicuro che col progetto 1000 siamo in grado di farlo. Beh, insomma, tu per mestiere fai il collaudatore e la domenica ci delizi con le tue doti da pilota. Non puoi non aver capito quale sia il potenziale residuo di questa Junior B. Evidentemente, una persona insomma, abituata come te ad avere metodo, se si bilancia in questo modo, vuol dire che abbia intravisto una certa quota residua di competitività della macchina che andrà a guidare anche nel 2018. Assolutamente, in questo un ringraziamento particolare al Team Puglia, l'anno scorso mi ha seguito in tutto il campionato, ovviamente ho dato loro delle indicazioni sul setup ideale della vettura, perché ovviamente ognuno deve sentirsi la macchina a posto per poter fare poi agguantare i risultati giusti. Come dicevi tu, sono certo che si possono fare ancora dei miglioramenti, in questo ci credo molto e quindi sono certo di poter abbassare ancora i crono dell'anno scorso. Solo salita o salita e pista? Francesco, non ti nascondo che mi piacerebbe fare qualche appuntamento in pista. Ci ho pensato, sono in contatto anche con alcuni team per la pista, magari qualche appuntamento lo farò, però l'obiettivo principale rimane la salita al momento.